Dove sono? Vieni, è ora di cena. Non mangi? Ho lo stomaco chiuso. Siamo in 8 e c'è solo 1 chilo di pane. Finirà presto. Adamo, ti ricordi di me? No, chi sei? Sono il colonnello dei carabinieri di Biella. Abbiamo preso il treno insieme. Fermi! Così mi ammazzo! Alla fine non è servito. Che cosa? Vuoi del pane? Sì, grazie. Sei sempre stato troppo composto. Ti vergogni pure a mangiare davanti agli altri. Almeno sono educato. Non è educazione questa. È paura. Di cosa? Di non avere niente a cui credere. Ma tu sei l'amico del Vigorelli. Di chi stai parlando? Come di chi? Dello zoppo. Dai, pensaci. Non hai visto nessuno zoppicare ultimamente? Hanno tutti una postura perfetta. Sì. Perfetto. È tutto così perfetto. Tutto così in ordine. Tutto così composto. Un po' surreale. Non trovi? Mi stai spaventando. Hai paura. È ovvio che hai paura. Guarda per esempio la cena. Tutta così rigidamente organizzata. Come se ti aspettassi che stesse per succedere qualcosa. Fermo! Lo stai agitando. Che c'è? Sto solo dicendo la verità. D'altronde, dopo tutto quello che gli è successo. Cosa stai dicendo? Guardati il polso. La musica è troppo alta. Buona cena. Ma mi raccomando, mangiate con calma. Abbassate la musica. Non ti piace? Non è quello, ma... Sta tranquillo. Mangia e basta. Non è quello, ma... È assordante, c'è troppo rumore.
È musica, non è rumore. La differenza tra musica e rumore è che nella musica ogni singolo elemento sonoro è perfettamente posizionato e ponderato nel tempo. La melodia dipende da questo. Se le note fossero libere di suonare, non ce ne sarebbe neanche una. Perché ci sia bellezza, è necessario sacrificare la libertà. Sta zitto! La libertà è caos. L'arte è una forzatura. Ora basta, chiudi con la bocca. La tua vita è arte. No, non lo è. Non ti sei mai davvero svincolato dal tuo passato. E adesso guarda cosa è successo. Sei su un palcoscenico. Mi chiamo Adamo Sordini. Nacque a Bagnolo Mella nel 1912. Il 44 aderì ad uno sciopero a Milano, fui arrestato e rinchiuso a San Vittore. Poi mi portarono a Bergamo e infine mi deportarono a Mauthausen. Cercai di rompere le assi di legno del treno, ma un carabiniere mi destò dal farlo, altrimenti l'avrebbero ucciso. Il colonnello fu ucciso comunque, poiché era incapace di camminare. Ma non fu l'ultima persona che vidi morire. Il Vigorelli, un mio vecchio compagno di scuola, in quanto zoppo, fu segnato con una X e portato alle torce da casa. Nel 45 ci fecero marciare verso Cusen. Chi cadeva per i resistenti veniva privato di braccialetto e numero di matricola. Ne rimaneva un cadavere irriconoscibile. Da lì la mia esistenza è stata un susseguirsi di luoghi. Prima a Vienna, poi a Mauthausen. Infine nuovamente a Cusen. Fui liberato il 5-5 del 45. Liberato. Dopo tutto quello che ho passato, dovrei essere libero. Privato di ogni bene, divenuto una cosa, uno stuc. Massacrato di botte, spostato da un campo mortale all'altro. Libero. Alla fine tornai a Sesto e fui informato di una notizia che non volevo sentire. Mio fratello Mario fu ucciso nel campo di Flossenburg. Libero. Quella mia libertà durò fino al 12 ottobre del 1998. Fino a quel momento, però, ho dovuto ricordare.